Ciao a tutti, riprendiamo con un altro sondaggio. Questa volta vi chiedo di votare il vostro terzino destro preferito nel Napoli dell'era De Laurentiis, quindi dal 2004 ad oggi. E come ho fatto già nel primo video dove vi ho chiesto di votare il vostro portiere preferito, ne ho selezionati anche in questo caso 5 e adesso li andiamo a vedere uno ad uno. E vi chiedo di votare o nei commenti sotto a questo video o anche sul sondaggio che tra poco apparirà nel mio canale. Quindi iniziamo subito a vedere i 5 terzini che metto a vostra disposizione per il voto. Allora, ci abbiamo come primo, non poteva mancare assolutamente, Gianluca Grava, che è stato nei primi anni dell'era De Laurentiis e attualmente anche dirigente delle giovanili del Napoli, responsabile proprio delle giovanili. Quindi il primo non poteva essere che lui. Come secondo terzino ho scelto Cristian Maggio. Cristian Maggio ancora è in attività, è passato proprio nella sessione invernale dal Benevento al Lecce per poter giocare con più continuità. E Cristian Maggio ha fatto degli anni bellissimi a Napoli, ha segnato anche diversi gol, era stato acquistato dalla Sampdoria ed è risultato veramente un grandissimo acquisto all'epoca. Come terzo andiamo a selezionare uno che ha conteso per un periodo proprio la fascia destra a Maggio e parliamo quindi di Juan Camilo Zuniga, fino a quando poi non è stato dirottato sulla fascia opposta. Zuniga veramente è stato uno dei grandi terzini degli ultimi anni del Napoli. Ed è stato bellissimo soprattutto il suo passaggio sulla fascia opposta con veramente ottimi risultati. Come quarto terzino andiamo a selezionare l'albanese Ersej Ishaj. Ishaj attualmente ancora gioca nella rosa del Napoli, sappiamo che comunque è in scadenza di contratto. E probabilmente non verrà rinnovato, però comunque è uno che quando gioca suda realmente la maglia e anche lui come Zuniga può giocare sia come terzino destro sia anche dirottato sulla fascia sinistra. E ultimo terzino che ho scelto è l'attuale titolare della fascia destra del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Di Lorenzo quest'anno le sta giocando quasi tutte, ricordiamo tutti che in emergenza ha fatto anche il difensore centrale e anche il terzino sinistro. È nel giro della nazionale, quindi non poteva mancare nei migliori terzini dell'era De Laurentiis. Quindi andiamo a riepilogare un po' i terzini che ho scelto ed è il primo Gianluca Grava, poi ci abbiamo Cristian Maggio. Come terzo il 6 di Isai, il colombiano Juan Camilo Zuniga e per ultimo Giovanni Di Lorenzo. Quindi ripeto, potete votare sia nei commenti sotto al video o anche sul sondaggio che tra poco apparirà sul mio canale. Quindi vi ringrazio e lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video. Ci vediamo al prossimo video col prossimo sondaggio e mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao!